La polizia postale di Catania ha arrestato 14 persone per frode telematica e truffe online. La banda riusciva ad entrare nei conti bancari dei clienti di banche online e a rubare migliaia di euro. 12 associazioni paternesi hanno scritto una lettera aperta alla città, un invito perché ciascun paternese si assuma la responsabilità di mantenere pulita la città e gli spazi comuni. Ieri sera ad Adrano, comizio di ringraziamento e insediamento ufficiale del neo sindaco Angelo D'Agate, all'insediamento presenti anche le istituzioni del territorio. Con D'Agate collaboreremo per il bene del territorio, dice Totò Mastroianni, sindaco di Santa Maria di Licodia, presente ieri all'insediamento. Mi aspettavo questo exploit al ballottaggio. A Paternò sono stati festeggiati ieri i 40 anni della presenza del Cursillo di Cristianità nella diocesi di Catania. Il movimento, fondato da Edoardo Bonin nel 1944 in Spagna, è oggi presente in diverse parti del mondo. Gabriella Farinato è la prima finalista siciliana per le prefinali nazionali di Miss Italia. Per lei la vittoria a Siracusa con la consegna della fascia di Miss Miluna Sicilia Ovest. Riccardo Dell'Aquila, 9 anni, è l'angelo della volata 2018 di Adrano. Al terzo tentativo ha vinto il concorso con sorteggio. Questa sera, dopo la calata dei cantanti, la presentazione nella chiesa di San Nicolò Politi. Edizione della sera per Ciak News che apriamo con l'importante operazione messa in atto dalla Polizia Postale delle Comunicazioni di Catania che ha arrestato 14 persone per frode telematiche e truffe online. La banda infatti riusciva ad entrare nei conti dei clienti di banche online e a rubare migliaia di euro. Sentiamo di più nel primo dei nostri servizi. 14 persone arrestate e altre 32 indagate in stato di libertà. È il risultato di una vasta operazione condotta dalla Polizia Postale delle Comunicazioni su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania. I soggetti coinvolti nell'operazione sono gravemente indiziati di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche aggravate dall'indebito utilizzo dell'altrui identità digitale, riciclaggio e truffa. Le indagini della Polizia Postale, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, ha messo in luce l'esistenza di un gruppo organizzato e stabile operante nella zona ionica, comprendente i comuni di Giarre, Riposto, Fiume Freddo di Sicilia e comuni limitrofi, dedito alla pianificazione continua di frodi informatiche e telematiche e truffe online su noti portali. Oltre 600.000 euro i proventi illeciti recuperati dai cybercriminali, entrando nei conti bancari online di moltissime vittime. L'indagine è stata avviata dalla Polizia Postale di Catania a fine 2015 a seguito di una frode informatica ai danni di una banca online ai cui clienti, residenti in varie parti d'Italia, erano stati sottratti circa 300.000 euro. L'associazione era dedita soprattutto alla realizzazione di frodi informatiche del tipo SIM swap, con cui i soggetti in questione riuscivano ad acquisire i dati e le credenziali home banking dei clienti e quindi tramite uno stratagemma riuscivano a sostituirsi al titolare del conto. Da qui era poi un gioco da ragazzi stornare migliaia di euro su altri conti. Gli stessi indagati avevano sviluppato anche una seconda forma di truffa online attraverso finte vendite di oggetti su alcuni siti di e-commerce. Continuano le indagini ad opera dei carabinieri del nucleo operativo di Paternò per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente stradale avvenuto sabato notte in via delle Arti e dei Mestieri a Paternò. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter con due giovani, un ragazzo e una ragazza a bordo, sarebbe stato investito da un'auto, illeso il conducente della vettura, mentre i due giovani sono stati portati in ospedale al Cannizzaro di Catania. La ragazza, che ha subito un intervento ad una gamba all'Assentissimo Salvatore di Paternò, invece il ragazzo. Le loro condizioni comunque al momento non sarebbero gravi. Restiamo a Paternò ma cambiamo argomento. 12 associazioni paternesi hanno scritto una lettera aperta alla città, un invito perché ciascun paternese si assuma la responsabilità di mantenere pulita la città e gli spazi comuni. Sentiamo di più. Una lettera scritta e condivisa da 12 associazioni paternesi con un forte messaggio rivolto ai cittadini. Il tema scelto resta uno dei punti sensibili di ogni città: la vivibilità e la pulizia degli spazi comuni.
per poter davvero cambiare, dare una svolta decisiva alla città, facendola diventare quella che ci piacerebbe che fosse, scrivono le associazioni. È arrivato il momento che ci si renda conto che tutti devono fare la propria parte. La riflessione nasce dall'ennesima risposta di indifferenza e inciviltà che una parte ancora troppo larga della nostra comunità paternese riserva ai nostri sforzi di migliorare il luogo in cui viviamo. Si potrebbero fare tanti esempi di eventi incresciosi verificatisi negli anni precedenti, dalla Collina Storica, Piazza Don Pino Puglisi, Parco del Sole, Piazza Aldo Moro, Scuola Falconieri al centro per diversamente abili. Ed allora, scrivono le associazioni, nasce spontaneo un appello. Se c'è una parte sana di cittadini nei quartieri e in città, e siamo sicuri che ci sia, noi abbiamo bisogno di voi, ma soprattutto, dicono ancora le associazioni, voi avete bisogno di voi stessi. È arrivato il momento di scrollarci di dosso quella cultura caratterizzata dalla mancanza di assunzione di responsabilità. Infine, un appello all'amministrazione, giunta e consiglio. Certi della disponibilità nel continuare a collaborare ed ascoltare le istanze dei cittadini, c'è bisogno di uno sforzo straordinario di controllo e sanzione di chi ancora continua a non rispettare le regole. Adesso spostiamoci ad Adrano, dove ieri sera si è tenuto un comizio di ringraziamento e insediamento ufficiale della neosindaco adranita Angelo D'Agata all'insediamento, presenti anche le istituzioni del territorio. Inizio di ringraziamento è arrivato anche l'insediamento. Eh sì, ora è passata questa fase transitoria di nomina, di proclamazione della mia persona e quindi un ringraziamento era giusto, era doveroso, l'abbiamo voluto fare in piazza con tutti i simboli delle istituzioni, la bandiera, i vigili urbani, la fascia tricolore. No, abbiamo cercato di onorare l'istituzione, ma da domani si lavora. Ecco, da domani infatti si lavora perché la squadra di governo è pronta, da domani inizia veramente ufficialmente l'era d'agata. Sì, abbiamo diversi atti deliberativi, da adottare e principalmente cominceremo a riguardare il bilancio che era già stato esitato dalla precedente giunta, però nelle more, della proclamazione del Consiglio Comunale abbiamo il tempo di rivederlo un attimino. Resta da completare per prassi il giuramento che avverrà durante il primo consiglio comunale. Sì, quello è un fatto, vorrei dire, sì, importante, però non sostanziale perché possiamo operare comunque. Gli assessori hanno già giurato, io giurerò nel Consiglio Comunale, ma la Giunta ha già tutti i poteri per poter operare sin da subito. Con D'Agata collaboreremo per il bene del territorio, a dichiararlo è il sindaco di Santa Maria di Licodia, Totò Mastroianni, presente ieri all'insediamento insieme ad altri amministratori delle città vicine. Mi aspettavo questo exploit al ballottaggio. Vediamo le immagini. All'insediamento di Angelo D'Agata è anche il sindaco di Santa Maria di Licodia, Totò Mastroianni, ecco un modo per conoscere il nuovo primo cittadino di Adrano e comunque per instaurare una collaborazione anche necessaria per tutto il territorio.
ma sicuramente ormai si parla di territori e non più di comunità singole. Noi abbiamo avuto nel passato una collaborazione bellissima con il sindaco precedente, persona corretta, e conoscendo Angelo penso che siamo comunque sulla stessa lunghezza d'onda e quindi ci troveremo bene per una collaborazione fattiva per la crescita dei nostri territori. Ecco sindaco, come da esperto di politica, come ha visto lei il voto al ballottaggio di domenica scorsa, una vittoria schiacciante di Angelo D'Agata? La sua analisi qual è? Non voglio essere presuntuoso, l'avevo preventivata. Dopo il primo turno soprattutto, perché un sindaco che ha 6 liste e prende il 37% non può più vincere al ballottaggio. Ecco, questa era stata la mia analisi al momento, forse sull'emotività del voto, ma così è andata. Ecco, per ultimo, Adrano vive un periodo complicato sotto il profilo economico, un predissesto, all'Icodia c'è una situazione di questa, siete arrivati al dissesto, in questo caso che consiglio vuole dare ad Angelo D'Agata? Io consigli al sindaco non ne do, perché il sindaco sa bene cosa fare valutando la propria situazione economica finanziaria. Noi lo abbiamo fatto 5 anni fa e abbiamo deciso di dichiarare il dissesto e ne usciremo a gennaio 2019. Questo ci ha permesso un po' di sanare i conti del nostro comune. E prima della pubblicità ancora un'ultima notizia in breve, oggi festa della Madonna delle Grazie, festa ricordata anche a Paternò con diversi momenti svolti oggi e nel fine settimana. Oggi pomeriggio culmine dei festeggiamenti con la Santa Messa officiata dal parroco padre Alessandro Ronzisvalle nella chiesa di via Circonvallazione e processione del simulacro per le vie della città. Tanti fedeli, tra questi anche il sindaco, che hanno seguito la festa organizzata dal comitato sia in chiesa che lungo il percorso della processione. Il presidente del comitato, Salvo Scuto, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'evento. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, la nostra informazione riprende subito dopo. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Enel Green Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kW più batterie accumulo 2,4 kWh. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa 6.900 euro. Impianto 4,5 kW più batterie accumulo 4,8 kWh. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie accumulo 5,5 kW. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa, a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Enel Green Power, contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Un 70enne Baldassarre Contino è stato ucciso a colpi di pistola al culmine di una lite per una questione di confini di terreni. Accaduto in contrada Caltafaraci a Favara nell'Agrigentino. Pare che fra gli anziani vi sia stata una violenta discussione durante la quale la vittima dell'omicidio si sarebbe scagliato e avrebbe colpito con un'asce il rivale. L'anziano ferito però gli avrebbe esploso contro mentre l'aggressore stava cercando di allontanarsi a bordo di un piccolo trattore, diversi colpi di pistola uccidendolo. A Paternò sono stati festeggiati ieri i 40 anni della presenza del Cursillo di Cristianità nella diocesi di Catania. Il movimento fondato da Edoardo Bonin nel 1944 in Spagna è oggi presente in diverse parti del mondo. Era il 27 dicembre del 1977. Appena lasciate le festività natalizie a Nicolosi presso la Domus Serafica, si tenne il primo Cursillo di Cristianità della diocesi di Catania. Da allora è stato un cammino inarrestabile, tanto da essere giunti al 71esimo Cursillo Uomini e 46esimo Cursillo Donne.
un cammino celebrato ieri presso la parrocchia di San Francesco all'Annunziata, i Cappuccini di Paternò, con i cursillisti ritrovatisi per festeggiare il quarantennale del movimento della diocesi di Catania, movimento nato in Spagna nel 1944 ad opera di Edoardo Bonin. Un'esperienza di 3 giorni di fraternità e condivisione che, in quanti la sperimentano, come dicono, lascia il segno. Non è solo preghiera, il cursillo va oltre. E ieri, per celebrare l'evento, sono arrivati a Paternò l'arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, il coordinatore territoriale Francesco Castano, l'animatore spirituale territoriale Fra Luigi Saladino, oltre ai coordinatori delle altre diocesi siciliane. È stato un bel segno di comunione, di fraternità, e mi ha fatto grande piacere di vedere anche i consiglisti che magari per l'età, per altre cose, si sono allontanati. E quindi la loro presenza è stata veramente confortante e un momento di fraternità e di gioia. E quindi auguro questo a questa comunità, a questo Urtrea che amo tanto perché 15 anni, dicevo, del mio ministero l'ho speso anche per questa Urtrea. E quindi andiamo avanti e il Signore sicuramente sarà con noi. Certo, è un momento importante, credo, non solo per la diocesi e per le tre che qui vivono, ma credo che sia un momento importante per tutta la vita del movimento territoriale e nazionale, perché questi sono momenti importanti in cui ci si rivede, si ricorda e diciamo, si rinsaldano quelli che sono i rapporti di amicizia. A fare gli onori di casa il coordinatore diocesano Orazio Parisi, l'animatore spirituale padre Enzo Algeri e con lui Fra Emilio Manitta e Peppino Barnà, rispettivamente il religioso e il laico che aprirono la strada del movimento nella diocesi di Catania partendo da Paternò. Presenti ieri mattina alla Santa Messa anche il sindaco di Paternò, Nino Naso. I carabinieri del nucleo informativo di Palermo hanno fermato su disposizione della DDA 17 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di diamanti, oro e denaro contante. L'organizzazione criminale aveva rapporti con Cosa Nostra, cui vendeva armi, e col gruppo paramilitare albanese Nuovo UCK, legato ad ambienti jihadisti. L'organizzazione gestiva i viaggi dei migranti sulla rotta balcanica. Attraverso l'Italia decine di persone, grazie alla banda, hanno cercato di raggiungere la Svizzera ed il nord Europa. Cambiamo decisamente argomento per una buona notizia che riguarda una paternese, una giovanissima paternese e dunque tutta la città. Gabriella Farinato, infatti, è la prima finalista siciliana per le prefinali nazionali di Miss Italia. Per lei la vittoria a Siracusa con la consegna della fascia di Miss Miluna. Sicilia Ovest, l'abbiamo intervistata. Ecco cosa ci ha detto. Qui, dall'ippodromo del Mediterraneo, spicca il volo per le finali di Jesolo, la numero 10! Brava Gabriella! La prima finale regionale verso il concorso di Miss Italia va a Gabriella Farinato. 18 anni, paternese, simpatica, decisa e con la testa sulle spalle, Gabriella ha conquistato la fascia di Miss Miluna Sicilia Ovest nell'evento che si è svolto all'Ippodromo del Mediterraneo a Siracusa. Con l'evento affidato all'organizzazione di Salvo Consiglio, Gabriella è riuscita a vincere superando le altre 23 finaliste provinciali. Il titolo consente a Gabriella di qualificarsi alle prefinali nazionali di Miss Italia, la prima siciliana a partire per Jesolo. Ad incoronare Gabriella sono stati il generale dei carabinieri Massimo Minniti, l'assessore regionale all'agricoltura e di bandiera e Concetto Mazzarella per l'ippodromo del Mediterraneo. Spero appunto di riportare la coroncina in Sicilia, chi non si sa. Sono una ragazza molto determinata, quindi incrociamo le dita. Ho appena vinto appunto il 30 giugno la prima finale regionale di Miss Italia, vincendo il titolo di Miss Miluna Sicilia Ovest, e sono la prima siciliana che partirà per Jesolo, insieme poi alle mie colleghe che si aggiungeranno nel corso, diciamo, delle selezioni che si faranno. Che emozione è stata? Cosa hai provato?
Avevo il cuore come non mai, cioè batteva all'impazzata perché non me l'aspettavo. È stato un periodo, diciamo, un pochino d'ansia proprio personale, quindi già tra gli esami, la scuola, la finale di Miss Italia, era tutto un'ansia continua, quindi non me lo sarei completamente immaginato, ma vuol dire che ci riusciremo. Ecco, infatti ricordiamolo, tu sei una studentessa del liceo classico, quest'anno hai anche esami di maturità. Sì, infatti domani avrò gli esami orali, incrociamo le dita. E chiudiamo andando ad Adrano, dove Riccardo Dell'Aquila, di 9 anni, sarà l'angelo della volata 2018 per la festa padronale adranita. Al terzo tentativo ha vinto il concorso con sorteggio. Questa sera, dopo la cosiddetta calata dei cantanti, la presentazione del piccolo nella chiesa di San Nicolo Politi. Riccardo Dell'Aquila, 9 anni, è il nuovo angelo della volata 2018. Sarà dunque lui a spiccare il volo da Palazzo Bianchi il prossimo 3 agosto per recitare la poesia a San Nicolò Politi in quello che è il momento clou delle feste patronali cittadine. Riccardo, al terzo tentativo, ha vinto il concorso L'Angelo della Volata 2018, che lo vedeva come unico maschietto partecipante tra 16 femminucce. Il nuovo angelo, che succede a Rachele Cottone, la quale ricoprirà comunque il ruolo di viceangelo, ha vinto il concorso col sorteggio, così come imposto dalla giuria. Il livello dei 3 finalisti, Riccardo Dell'Aquila, Elisa Lazzaro e Martina Politi, era praticamente simile, ecco perché la giuria ha optato per l'opzione sorteggio. Chi pescava tra i 3 il bigliettino con scritto "Io sarò l'angelo" avrebbe vinto il concorso, e la pesca fortunata è stata quella di Riccardo per la felicità incontenibile dei genitori. All'atto conclusivo di ieri erano anche arrivate 2 bambine, Elisa Neri e Serena Di Primo, alle quali, così come tutti i partecipanti, è stato dato un attestato. Il nuovo angelo sarà presentato alla città in tarda serata, dopo le 23:30, nella chiesa di San Nicolò Politi, dove reciterà per la prima volta in pubblico il testo della poesia al santo concittadino e patrono di Adrano. Il tutto avverrà dopo l'ingresso della Madonna di tutte le grazie e la consueta calata dei cantanti della banda cittadina. Per l'occasione si terrà anche il tradizionale omaggio floreale del sindaco d'Agate, che deporrà un mazzo di fiori sull'altare maggiore della chiesa del santo eremita. E con questa notizia si conclude il telegiornale per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione di Ciak News domani con l'edizione delle 13:30. Vi ricordo sempre i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito ciaktelesud.com. A voi, buon inizio di settimana.